Oggi ci troviamo a Sant'Angelo Romano, un paese a 30 km dal centro di Roma, dalla capitale. E ci troviamo su una delle tre colline dei Monti Cornicolani, una delle colline delle prime colline che si trovano partendo dal mare andando verso l'entroterra fino ad arrivare poi all'Appennino centrale. Il paese è su una collina alta circa 400 metri sul livello del mare e alle mie spalle potete vedere invece quelle che sono le campagne del territorio. Ma uno dei prodotti che ci caratterizza è la pizza varata e adesso Elena ci farà vedere come si prepara. Gli ingredienti sono farina, uova, lievito, sale, anice e acqua. Si impasta il tutto e poi si procede con la tipica lavorazione. Allora, la pizza varata è un prodotto tipico del periodo pasquale. Viene consumata la mattina della domenica di Pasqua insieme a salame e uova sode. Alla fine dell'impasto, per la lievitazione, viene preparato un cosiddetto letto con un panno di cotone e viene ricoperta per la lievitazione. Finita la lievitazione, ecco la preparazione della superficie. Queste sono i cosiddetti solchi dell'aratro, quindi in sant'angelese varato. Dopodiché, una volta simulati i solchi dell'aratro, con uno stuzzicadenti o con una forchetta vengono simulati quelli che sono i semi del grano. A questo punto la destinazione della pizza è il forno a 180 gradi. L'ultima curiosità sulla pizza varata è che non va tagliata col coltello ma va spezzata con le mani, spezzata lungo le tratteggiature di quella che sarebbe il segno dell'aratro e consumata insieme a questi altri prodotti, quindi come ci fa vedere Elena, spezzata in piccoli pezzi e quindi aperta per metterci all'interno il salame e un pezzettino d'uovo sodo. E adesso non resta che assaggiarla.